oggi più che una lezione è un incontro a delle persone, a dei giovani che hanno già ricevuto e fatto un percorso per la legalità. Valgono tantissimo, io credo moltissimo nel coinvolgimento della società civile nel contrasto che dobbiamo fare a tutte le forme di illegalità più gravi per la città. E il coinvolgimento della gente, l'affare del contrasto alla legalità non è affare degli addetti ai lavori. Io credo che tutte le istituzioni abbiano delle grosse responsabilità, perché se esistono quartieri con queste difficoltà, non v'è dubbio che chi doveva fare non ha fatto quello che doveva. Quindi ci dobbiamo accostare a queste realtà, innanzitutto sapendo quanto siamo stati deficitari nel evitare che queste cose succedessero, che questo degrado ci fosse. È chiaro che il modello Catania significa cercare di combattere le forme di illegalità più diffuse per evitare che queste situazioni di degrado possano continuare ad esistere. Noi abbiamo a Catania un dissesto del comune. Questo dissesto non è stato certo è stato determinato dal fatto che si sia speso soldi a favore della collettività in maniera eccessiva, quindi peso da altro. Beh, ci sono forze dell'ordine sufficienti a controllare il territorio in città? Il controllo del territorio richiede tanti fattori. La presenza di forze dell'ordine è sicuramente una di queste ed è certo che è sotto gli occhi di tutti che è inadeguato. Però non è soltanto un problema di aumentare il numero delle persone, è anche il problema di migliorare la qualità dei servizi che devono essere fatti. E la qualità si migliora stabilendo delle priorità e dei servizi strategici. Abbiamo fatto perché qua dobbiamo riprenderci i territori. Allora abbiamo chiesto alla scuola, grazie alla misericordia di Liberi, di poter avere questa struttura. Guardate, ve la diamo così come, non vi preoccupate. A poco a poco, grazie al comodato che abbiamo avuto, la diocesi, parrocchia e il CSV, e questa realtà, ci sono dei ragazzi.